Una trasformazione fortemente voluta dal presidente della regione siciliana Renato Schifani fin dal suo insediamento per ottenere uno snellimento dei tempi autorizzativi sempre nel rispetto dell'ambiente e della legalità. Il governatore, l'assessore regionale al territorio e ambiente Elena Pagano, hanno incontrato i giornalisti per illustrare il nuovo corso della commissione tecnica specialistica che sarà operativa da subito. Nei prossimi giorni si nomineranno gli altri 27 componenti. L'assessore Elena Pagana ha ricevuto il mio consenso, il mio assenso alla nomina del presidente nella figura del professor Gaetano Armao, docente universitario di diritto amministrativo all'Università Pubblica di Palermo. Si conclude un percorso, ne inizia uno nuovo, di un organismo che abbiamo snellito, modificato nelle regole, nella composizione, per dare più risposte alle richieste di investimento nel nostro territorio. Sono estremamente soddisfatto di questo impegno che abbiamo mantenuto. Auguro buon lavoro alla Commissione, al suo Presidente e ringrazio l'Assessore che si è spesa moltissimo sulla individuazione delle nuove regole nell'ascoltare tutte le parti interessate. La commissione sarà operativa subito, di oggi è il decreto di nomina del presidente. Provvederemo in questi giorni a nominare i 27 componenti che sono rimasti, perché di fatto abbiamo voluto integrare la commissione soltanto quando sarebbero diventate vigenti le nuove regole, perché riguardano sia il funzionamento della commissione che la questione dei compensi. L'abbiamo adeguata in modo tale da dare produttività e quindi pagare le persone in base a quello che realmente producono tramite dei punteggi. Chiaramente non ci siamo inventati nulla di nuovo, è lo stesso meccanismo che viene utilizzato a livello nazionale. Più produci, più fai performance, superiore sarà lo stipendio e il compenso che la regione erogherà. Il mio governo è un governo di continuità politica, naturalmente lo confermo sin da adesso. La scelta cade su una figura che è stata sempre di carattere tecnico, un economista ma un grosso amministrativista. Vi era l'esigenza di individuare una persona che conoscesse le regole dell'amministrativo, ma che conoscesse anche le regole della nostra società imprenditoriale, conoscesse anche la situazione della Sicilia, che in questi ultimi anni è stata un po' involontariamente danneggiate da processi decisionali di espulsione addirittura o di negazione a qualunque forma di richiesta di investimento con il non decidere, non dire né sì né no, ma non decidere. Tante erano le lamentele che sono arrivate al mio governo in questo senso. Dovevamo dare una risposta attraverso l'individuazione di una figura che avesse veramente il polso di quella situazione economica siciliana per avere svolto in passato ruoli di carattere sempre tecnico che lo hanno, secondo noi, maggiormente qualificato.